Buongiorno a tutti, sono io 94, questo è il mio canale e oggi abbiamo un video su allenamenti per la sezione off topic. Ebbene sì, per un anno solamente un video, in questo anno due, del bordo, ravvicinati. Allora, oggi ho deciso di parlare di alcune personalità di cui sentivo assolutamente di dover parlare. Non vanno nella sezione, diciamo, per il periodrama, perché ancora non c'è un periodrama incentrato solo di loro. Ci sono diversi periodrammi incentrati sui lavori di una di loro, ma non su di loro. È uno spreco, a mio parere. Non va nemmeno nella sezione Royal, perché non sono Royal. Ci sono andate vicino, dicevano loro, ma non sono propriamente Royal. Mystery, no, perché non c'è nessun mistero, nessun delitto, nessun serial killer nella famiglia. E consigli, no, perché appunto ci sarebbe una saga di romanzi storici incentrata su di loro, ma sono piuttosto incerta su cominciarlo o meno, perché da quanto ho letto i primi sono buoni e gli altri un po' declinano. Quindi direi di aspettare. Quindi cominciamo con le straordinarie vite delle sorelle Mitford, le Mitford Sisters. Per fare questo video io mi baserò, oltre che sui documenti trovati nel web, su due testi, in particolare Mary S. Lowell, le sorelle Mitford, biografia di una famiglia straordinaria, e Antonio Caprarica, la classe non è acqua. Allora, le sorelle Mitford, come avete visto, sono sei. Sei ragazze, nate tra il 1904 e il 1920. Figlie di David Freeman Mitford, poi barone Reserdale, e di sua moglie Sidney Burroughs. I due sono persone un po' particolari, specialmente lui. David Mitford, infatti, ha due idee cardine nella vita che lo guideranno per sempre e che non accetterà mai di mettere in discussione. Prima regola, lui detesta con forza i tedeschi, che chiama Hans, i francesi, che chiama Frogs, i cattolici e i bambini, motivo per cui non permetterà mai alle sue figlie di invitare amici. Vivrà le tante visite del parentado con figli con una personale tortura e fa di tutto per spaventare i tanti nipoti, per indurli a non tornare. Però è anche una figura piuttosto particolare, quindi piace. La seconda regola, che all'epoca era molto diffusa, era che la migliore istruzione per una donna fosse non avere alcuna istruzione. David Mitford non spese un centesimo, un penny, per istruire le sue figlie. Mentre il figlio maschio, Thomas, andava a Eton, poi andò all'università, ebbe una carriera brillante prima della tragica e precoce morte, le sorelle rimasero a casa a studiare con le governanti e delle istitutrici. Fecero un anno a Parigi, ma più per, diciamo, le buone maniere, per imparare meglio il francese, per migliorarsi, insomma, non perché volessero dare loro un'istruzione. Tant'è che una delle figlie, Jessica, si lamentò sempre di questa faccenda, ossia del fatto che non avesse mai avuto una vera istruzione, che non avesse nemmeno dei documenti per un'istruzione. Di fatto il suo sogno sarebbe stato potersi iscrivere all'università, ma non poteva perché non c'era una documentazione, non era andata nemmeno a scuola come altre sue coetanee, diciamo un pochino più povere, che frequentavano fino alle elementari. Lei no, lei mai è andata a scuola. Quindi non aveva nemmeno, diciamo, un certificato da poter produrre, un corso da poter seguire, un modo per mettersi in paro. Eppure è straordinario che sei ragazze, quasi analfabete, siano diventate dei giganti della loro epoca e che ben tre di loro siano diventate scrittrici. E che scrittrici? Cominciamo. Allora, io qui farò una piccola biografia di ognuna di loro, perché se ne dovessi fare una grande e dettagliata probabilmente questo video durerebbe 3 ore, 4 ore, sarebbe lunghissimo. Se vi interessa
una di loro in particolare, scrivetemelo qui sotto nei commenti e in caso arrangerò un video solo su di loro. Questo, diciamo, è un video un po' riassuntivo, anche perché c'è così tanto da dire e le loro vite sono così interconnesse che è difficile, diciamo, parlare di una senza parlare delle altre. Quindi mi vedrete tornare a capo, rifare dei giri un po' strani. Proviamo però ad andare in ordine con le vite. Allora, la prima è Nancy. Nata nel 1904. Nancy Mitford, sì, la scrittrice. Nancy la primogenita. E sarà subito coccolata dalla madre, dal padre, dalle balie, dalle governanti, tanto che per lei la nascita della sorella Pam, quando ha 3 anni, è un autentico shock da cui non si riavrà mai. Nancy, da un lato, sarà sempre molto sarcastica, molto indolente, molto, diciamo, arrogante per certi aspetti. Da un lato, cercherà in continuazione di avere affetto, di pretenderlo quasi, di voler essere circondata da persone che l'adorano, persone che lei può amare, insomma, una personalità un po' complicata. Nancy crescerà, diciamo, facendo anche la sorella maggiore, un po' la figura materna alle altre sorelle, sarà molto legata alla madre, sorprendentemente sarà molto legata alla sorella Diana e alla sorella Deborah, la più piccolina, di cui sarà addirittura madrina. Quando ha 18 anni, le accade l'evento più importante nella vita di una giovane lady fino al 1956, la season, con tante ripresentazioni a corte. La season era quel momento dell'anno in cui le giovani debuttanti venivano presentate. Prima c'era all'inizio di marzo una presentazione solenne al re e alla regina, dove si presentava in abito bianco con un bouquet, un velo. E si aveva modo di essere osservati. Poi era tradizione che ogni debuttante desse una festa da ballo o comunque un ricevimento in un hotel in cui, diciamo, si socializzava tra di loro, si socializzava con i ragazzi e le madri organizzavano i matrimoni. Quasi sempre di season bisogna viverne almeno tre. Alla terza dovevi già avere un fidanzato ed essere pronta per sposarti. Erano rare le debuttanti che fin dalla prima season si trovavano un marito. Nancy, che pur visse questo momento in una sorta di esaltazione, non ci riuscì. Dall'altra parte a lei nemmeno interessava trovare un marito, interessava di più andarsene di casa. Tant'è che si trovò un appartamento immobiliato, affittato con i soldi del padre, e cominciò, diciamo, a fare la socialite. Oggi probabilmente Nancy sarebbe una di quelle ereditiere che girano da una festa all'altra, sempre eleganti, sempre argute, diciamo non alla Paris Hilton, non poca, ma molto, molto intelligenti. Ebbe amici tra pittori, scrittori, gente del jet set londinese. Tra i suoi amici va annoverato anche Evelyn Waugh, lo stesso autore di Ritorno a Bradshaw, che infatti due scherzavano sul fatto che non si sapeva che avesse copiato Kipling i romanzi, perché entrambi, diciamo, illustrarono la società tra le due guerre che conoscevano, in cui erano nati, vissuti e cresciuti. Nancy trovò un marito solamente nel 1933, per l'epoca era già, diciamo, sulla soglia dello zitellaggio. Il suo marito, Peter Rodd, non piacque a nessuno. Era, secondo sua sorella, un uomo saccente, insopportabile, che doveva sempre dire la sua su ogni cosa. Però a Nancy piaceva, era l'unico che le avesse prestato attenzioni e che fosse etero, perché Nancy ebbe sempre la deplorevole abitudine di innamorarsi di uomini sbagliati. O erano omosessuali, o erano sposati, o erano semplicemente stupidi. Suo marito entrò nella terza categoria. Il loro fu un matrimonio, diciamo, piuttosto tranquillo, non ebbero figli perché sembra che Nancy abbia avuto un aborto che l'abbia molto danneggiata. Ma di base era una coppia molto presente nel jet set londinese fino alla guerra. Diciamo che Nancy trovò lavoro durante la guerra come commessa barra
Tuttofare in una libreria e che quell'esperienza le fu molto utile. Ci aveva già scritto alcuni romanzi che si erano venduti anche piuttosto bene nell'ambiente, perché comunque tutti si volevano riconoscere, si cercavano le somiglianze, ma il suo vero debutto come scrittrice sarebbe iniziato nel 1948, quando scrisse, penso lo sappiamo tutti, The Pursuit of Love, tradotto da noi come Inseguendo l'amore. Pursuit of Love è un romanzo molto particolare. Infatti la protagonista è niente meno che un collage di tutte le sue sorelle. C'è lei, c'è Pam, Diana, Deborah, Jessica, Unity. Sono tutte lì, nel personaggio di Linda. Bisogna riconoscerle, bisogna conoscere le vicende delle sorelle Milford per capire quanto la loro vita abbia influenzato il personaggio di Linda. Ed è qualcosa di stupefacente. Nancy ci mise del suo in quanto diede a Linda una particolarità, ossia un grande amore come quello che ebbe lei, con la differenza che quello di Linda in qualche modo è a lieto fine, il suo no. Infatti, mentre si trovava a Parigi nel 45, dove stava cercando casa, e infatti sarebbe rimasta a Parigi per tutto il resto della sua vita, Nancy Mitford si innamorò veramente, perdutamente e irrimediabilmente della persona sbagliata, ovviamente. Lui si chiamava Gaston Paleski, era di origini polacche, era il numero 2 di De Gaulle ed era, diciamo, un Don Giovanni fatto e finito. Nancy si innamorò di lui in maniera quasi patetica, aspettava le sue telefonate, sapeva i luoghi dove si trovava. Di fatto oggi la definiremmo una stalker, tanto che giunse addirittura a seguirlo per poterlo incrociare per caso. E Gaston, che lei chiamava il colonnello, era incredibilmente lusingato da tutte queste attenzioni. Ma per lui Nancy era solamente una delle tante, per lei, la grande scrittrice, la biografa, la romanziera, la giornalista, fu uno smacco a livello privato immenso. Si trasferì, secondo alcuni, a Parigi proprio per stare vicino a Gaston. Divorziò per lui, secondo altri, e spero fino all'ultimo che lui la sposasse. No. Gaston Paleschi avrebbe sposato un'ereditiera e non avrebbe avuto nemmeno la decenza di farglielo sapere. Nancy lo avrebbe scoperto dai giornali. Sarebbe stato per lei un colpo devastante. Sarebbe rimasto a vivere a Parigi con alcuni soggiorni in Inghilterra, ma avrebbe continuato a sperare che un giorno il colonnello tornasse da lei pentito, perché lei lo avrebbe comunque riaccolto. Sì. Nel 70 le fu diagnosticato un cancro e da allora cominciò una lunga e lenta agonia in cui fu assistita da tutte le sorelle. Nancy infatti sarebbe morta solamente nel 1973. Avrebbe avuto la Legion d'Onore, la De Gaulle, sul suggerimento di Gaston, tra l'altro. E oggi, infatti, è quella più ricordata per i suoi romanzi, per il suo spirito e per le sue biografie. E per un librino piuttosto interessante, in cui illustra i modi di dire, i modi di fare dell'aristocrazia inglese. Infatti, all'epoca c'erano autentici modi di dire e comportamenti tipici unicamente dell'aristocrazia inglese, diciamo accenti, modi di muovere le mani, che venivano insegnati fin da bambini, e che Nancy mise un po' ridicolo, un po' omaggio in questo suo piccolo libricino, per cui all'epoca fu molto famosa. Tra l'altro, me lo stavo dimenticando, l'unica crisi che ebbe con Gaston, il colonnello, quando fece un riferimento che fece capire a tutti quelli del mestiere che si era ispirata a lui per il personaggio di Fabrice de Sauveterre, diciamo l'ultimo grande amore di Linda in The Pursuit of Love, in quanto inserendo le sue ex ne inserisce anche una che era un'autentica ex di Gaston, quindi tutti capirono che effettivamente Fabrice era il colonnello. E lui se la prese anche, Nancy dovette piangere e implorare perdono per mesi.
Tra l'altro, se conoscete The Pursuit of Love, avrete capito che Uncle Matthew è suo padre David, chiamato in famiglia Parv. Passiamo ora alla seconda. Pamela Mitford è stata detta la Mitford è campagnola. Nacque nel 1910 e si fece subito le ossa dure perché Nancy cominciò subito a prenderla in giro, a deriderla, trovare ogni possibile argomento per, diciamo, denigrarla, buttarla giù. Quindi Pamela imparò prima a sopportarla, poi ad ignorarla e infine a risponderle a tono. Questo le fece anche, diciamo, come si dice da me, una scorsa bella dura. Perché Nancy, fin da bambina, quando voleva distruggere qualcuno, fu solo per gioco, sapeva essere molto, molto cattiva. Pamela quindi fu la prima a subire questo suo trattamento e fu anche la prima a risponderne al meglio. Fu quella che rimase più legata ai genitori, sebbene anche lei si fosse dato un cottage nella tenuta dove vivere, e dimostrò fin da subito di avere, diciamo, capacità materne. Pamela infatti si occupava delle faccende di casa con sua madre, si occupava delle faccende della, diciamo, della campagna, ossia degli animali, delle terre, dell'agricoltura, insomma, era una buona lady campagnola, come piace agli inglesi. Tant'è che molti rimasero un po' stupefatti quando si decise di sposare Derek Jackson, perché non la ritenevano adatta a un marito. Per tutti Pamela stava bene come stava da sola e quindi fu un po' uno shock. Sarebbe stato più shock scoprire che Derek Jackson era, a parte un matematico, uno scienziato, figlio d'arte, nonché combattente nella Seconda Guerra Mondiale, un inarrestabile bisessuale, che andava tranquillamente a letto con uomini e donne, comprese sua moglie, e che, secondo la Vulgata dei dintorni, metà dei bambini nati attorno alla casa di Jackson fossero figli suoi. Pamela non disse mai niente, fu molto discreta in questo, secondo alcuni perché era stata cresciuta così, secondo altri perché era abituata, diciamo, a sopportare, e secondo altri perché in effetti lo ripagò con la stessa moneta. I due divorziarono amichevolmente nel 51, molto più amichevolmente di altri della famiglia, con nessuno scandalo, così rimasero comunque amici. E Pamela passò il resto della sua vita con una donna, la cavalierista italiana Giuditta Tommasi. Rimasero insieme fino alla morte di Pamela, tranquille, discrete, ufficialmente come amiche, ma tutti sapevano. Tant'è che in una lettera alle sorelle, la più piccola della famiglia, Deborah, scrive che Pamela è diventata una di quelle. Puntini puntini, facendo intuire che in famiglia qualcuno sospettasse che Pamela fosse lesbica o almeno bisessuale. Non si sa. Sempre discrezione per Pamela, che infatti è la più noiosa delle sorelle Mitford, quella di cui sempre ci si dimentica. Infatti vengono dette spesso le cinque sorelle Mitford, non le sei, perché appunto tutti si dimenticano di Pamela. Abbiamo dato 5 minuti che altri non l'avrebbero mai dato, ricordatevelo. E passiamo ora alla più bella, quella che inizialmente fece più parlare di sé, Diana Mitford. Diana Mitford, nata nel 1910, subito dopo il fratello Tom, era fin da piccolina la più bella delle sorelle. Una bellezza così angelica, quasi da dipinto rinascimentale. Bellissima, amata alle sorelle, la madre, le governanti, amici, parenti, tutti che la guardano dicono: una bambina bellissima, una bellissima ragazza, una bellissima donna. Diana ebbe anche il buon gusto di rimanere bella anche da anziana. Se uno cerca le foto di Diana Mitford da anziana, rimane stupita perché è veramente una bellissima donna. Senza alcun ritocco, senza niente, un volto meraviglioso, anche a 60-70 anni, cosa che è rara. Comunque, Diana fece il suo debutto come le sorelle a 18 anni e alla fine della sua prima season
aveva già un fidanzato. Lui era Brian Guinness dei baroni Guinness della birra, famiglia cattolica e di nobiltà irlandese. Certo, suo padre non la prese bene perché erano cattolici, perché erano irlandesi, ma soprattutto non la prese bene nessuno perché i due erano ricchi, molto ricchi, troppo ricchi. Dicevano che questi soldi sarebbero stati un problema. Inizialmente sembrò che non lo fossero, quindi erano giovani, belli e la loro luna di miele in Italia fu un successo. La Diana mette successi dovunque andasse proprio perché era bella. Quindi la ragazza a Parigi era convinta non solo di essere bella, ma di sapere che gli altri la trovassero bella, tanto che ebbe alcuni flirt innocenti. Ha devoto per tutta la vita folle di ammiratori, anche da anziana, perché era comunque una donna molto, molto bella. A 22 anni, quando una donna della sua condizione sociale poteva dirsi tranquilla e realizzata, perché era moglie di un uomo ricco, era baronessa, aveva due bambini, avrebbe potuto tranquillamente rilassarsi e passare la vita come la sorella Nancy, tra feste, artisti e via dicendo. Diana si innamorò, ovviamente non di suo marito. Il prescelto era un tipo piuttosto strano, un tipo che ogni tanto andava a fare comizi. Oswald Mosley. Se qualcuno qui è pratico di storia inglese del Novecento o ha visto Peaky Blinders, avrà già capito chi è Oswald Mosley, il capo dei fascisti inglesi, il fondatore del BAF, British Union of Fascists, ricevuto personalmente da Mussolini nel 1933, l'ammiratore di Hitler e di Mussolini, nonché colui che tentò di, diciamo, piantare il fascismo in Inghilterra. Diana si innamorò di lui in un'era in cui il fascismo in Inghilterra veniva molto ben visto, molto acclamato, sebbene qualcuno intuisse ci fosse qualcosa di pericoloso. E i due divennero amanti. Sarebbe potuto andare tranquillamente così, all'epoca molte signore avevano degli amanti, ma non per Diana. Diana osò l'impensabile. E nel 1934 divorziò. Fu uno scandalo immenso. Suo marito Brian decise di aiutarla, diciamo, inoltrando la pratica per adulterio, sostenne di averla tradita e che quindi divorziavano perché lui l'aveva tradita, il cosiddetto divorzio per colpa, che all'epoca andava per la maggiore in Inghilterra, quando poco si divorziava. Diana subì un ostracismo sociale spaventoso, specialmente quando la moglie di Oswald, Cynthia Carson, morì secondo alcuni di crepacuore, secondo altri avvelenata, secondo altri dal dispiacere. In particolare furono le cognate di Oswald ad andarle contro. Lei accettò per 2 anni tranquillamente di non presenziare in alcun evento, di rimanere in casa e di vedere pochi suoi bambini. Addirittura Oswald le trovò una casa, lei si trasferì sfidando la società inglese e visse così in attesa di lui per 2 anni. Nel 1936 si sposarono e Diana divenne ufficialmente Diana Mosley. Il fatto che il matrimonio fosse avvenuto a Berlino e che tra gli invitati ci fosse Hermann Göring e come ospite d'onore ci fosse Adolf Hitler, all'epoca fece molta sensazione. Oswald Mosley continuò con il suo percorso di tentare di rendere il BAF un vero partito, fatto che non riuscì mai perché il BAF oltre il 2% alle elezioni non andò mai, e diciamo cercò anche di aprire una radio per poter diffondere il suo pensiero. Diana lo aiutò a trovare capitale, si fece prestare denaro dagli altri papaveri nazisti, appunto Hermann Göring, Rudolf Hess, insomma un sacco di gente che accettò di prestarle denaro perché vedeva, diciamo, un utile investimento che le avrebbe ripagati. Diciamo che la loro vicinanza al fascismo, mai negata, al nazismo, mai negata, avrebbe avuto conseguenze
gravi per entrambi. Infatti, nel 1939, con l'avvento della guerra, che Oswald aveva sempre paventato in quanto era un seguace della cosiddetta politica dell'ombrello di Neville Chamberlain, furono entrambi arrestati. Nel 1914 era infatti uscita una legge secondo cui coloro che potevano avere intelligenza con il nemico che erano appartenenti a una nazione con cui si era in guerra, potevano essere arrestati come supposti traditori. Quindi i Mosley, entrambi vicini al nazismo e al fascismo, furono arrestati e tenuti in due celle separate. Diana all'epoca aveva da poco partorito il secondo figlio, le fu praticamente strappato e venne messa in un carcere con pessime, pessime condizioni. Inizialmente riuscì a sopravvivere pensando che sarebbe durata poi pochi giorni. Avesse saputo che il suo carcere duro sarebbe durato 3 anni e mezzo, probabilmente sarebbe uccisa il primo giorno. Comunque lei ed Oswald riuscirono a rivedersi, ad essere, diciamo, messi insieme in quello che poi è divenuto un carcere misto anche per le famiglie, nel 1944, grazie a Churchill. Churchill, infatti, era loro parente tramite, mi sembra, per via materna, non vorrei dire scemenze, comunque era parente di Diana. E ritenuto che Oswald non fosse più un pericolo, fece in modo di farli riunire e di farli uscire dal carcere. Ovviamente nel 1945 i Mosley erano probabilmente le persone più odiate d'Inghilterra. Se ne accorsero quando Oswald provò a tornare in politica, sempre con, diciamo, posizioni molto di destra, non più fasciste. Il baffo fu praticamente sepolto, ma fu così sempre un insuccesso. Gran parte della gente che andava a vedere per prendersi gioco di lui, per insultarlo, in alcune occasioni anche per picchiarlo. Quindi, capita l'antifona, i Mosley partirono in esilio volontario durato per la Francia. A Parigi dove si trovava anche Nancy con cui Diana aveva riallacciato i rapporti. Nancy in guerra aveva perso molti amici e fu restia inizialmente ad avere i Mosley nella sua vita, ma cadde. I due avrebbero trascorso in Francia tutta la vita. Fino alla morte di Oswald, poi Diana avrebbe ripreso anche lei a fare la scuola tra Francia e Inghilterra, avrebbe scritto la sua biografia, interessantissima, tra l'altro, ha letto alcuni stralci, c'è cioè molto in acume, molta intelligenza, usata per la parte sbagliata, che Diana fu per tutta la vita una fascista convinta, che ammise che si erano sbagliati, che non avevano capito il pericolo di Hitler, che anzi tutto quello che era stato fatto con l'Olocausto era spaventoso, che né lei né Oswald l'avrebbero mai voluto, che loro erano antisemiti e tutto il resto, anticomunisti sì, antisemiti mai. Però ammise che di non essere pentita di aver sposato Oswald, di averlo amato e di essere come lui fascista e di condividerne ogni singola idea. Personalità complicata quella di Diana Mitford. È morta nel 2003. Chissà perché l'ho convinta nel 2002. Comunque, passiamo ora alla Mitford più controversa. Unity, Valkyrie, Mitford. Esatto, Valkyrie. Unity nacque nel 1914, fu concepita nell'isola di Swastika in Canada, dove suo padre aveva una miniera di rame, ufficialmente rame, ma non trovava mai nulla. Il suo vicino invece è Menelik, dettagli. Comunque, Unity, fin da bambina, dimostra un'intelligenza vivace, un po' monomaniaca, tutti infatti temevano che quando avrebbe trovato la sua passione si sarebbe dedicato unicamente a quella. Inizialmente si dimostrò una bambina molto devota, molto, diciamo, credente, tanto che molti credevano che si sarebbe convertita nel cattolicesimo pur di diventare suora, sarebbe stato il minimo. Disgraziatamente, quando aveva 12 anni, Unity scoprì i discorsi di Adolf Hitler.
Ti fece regalare il Mein Kampf dai genitori che lo trovarono un po' strano, ma non ebbero nulla da obiettare, e da allora divenne una nazista fanatica. Unity Mitford avrebbe passato tutta la vita in adorazione di Adolf Hitler. Riempì tutta la sua stanza di chimere naziste, di bandiere, di svastiche, croci inchinate e via dicendo. Cosa interessante, divideva la stanza con la sorella minore Jessica, comunista. Vabbè. Comunque Unity, quando fu il suo anno di studio all'estero, decise per la Germania. La Francia non lo interessava, anzi ne aveva quasi orrore, ma il tedesco lo voleva imparare per poter parlare con Hitler. I genitori accettarono, non c'è nulla di male, la Germania all'epoca comunque piaceva, aveva anche un buon posto per loro. Unity andò a Monaco e cominciò a fare quello che fanno tutte le ragazzine, ricordiamo che era giovanissima, aveva appena 18 anni, che fanno quando vogliono incontrare a ogni costo il loro cantante o il loro attore preferito e sanno dove va. Lo stalkerano. Infatti si recò nella birreria, barra taverna, dove Hitler si recava ogni giorno a pranzo e andò lì tutti i giorni sperando di poterlo incontrare. Il momento in cui lo incontrò fu uno dei più belli idee della sua vita, superato solamente da quando Hitler, accortosi di quella ragazza inglese che lo guardava e che leggeva che palesemente lo stava aspettando, decise di invitarla al suo tavolo. Quello il giorno più bello della vita di Unity Valkyrie Mitford, che avrebbe nutrito da lei allora una cieca devozione, un cieco amore per Hitler. Secondo il suo entourage, la ragazza inglese ne fu addirittura l'amante, scatenando la gelosia di Eva Braun, che tentò il suicidio addirittura. Unity avrebbe imparato, diciamo, a ritagliarsi il suo spazio, sarebbe stata, secondo alcuni consiglieri, secondo altri semplici amanti, secondo altri ammiratrice, ma lei ci teneva all'amicizia di Hitler, all'essere adorata e al voler adorare Hitler. Certo, l'avrebbe presentata alla sua famiglia, facendo venire i genitori. Sua madre ne sarebbe rimasta incantata. Suo padre, sempre molto critico con i tedeschi, avrebbe trovato che Hitler aveva alcune buone idee, ma era un pochino strano. Diciamo che l'aristocratico inglese xenofobo e l'austriaco vegetariano non andarono d'accordo, però si rispettarono, questo sì. Tanto che i Mitford inizialmente erano su posizioni non tanto fasciste, ma propriamente naziste. È probabile che Unity sapesse della soluzione finale, o quantomeno ne avesse intuito qualcosa. Fin dall'inizio dimostrò infatti di essere una forte antisemita. Fece discorsi antisemiti e ne pubblicò diversi anche sui giornali in cui disse chiaramente di scrivere bene il suo nome, Unity Valkyrie Mitford. Dava al suo nome una grande, diciamo, importanza e il fatto di essere stata concepita a svastica per lei era un segno del destino. Tra l'altro fu lei la ragazza vicino a Hitler durante l'Anschluss, quella che si vede nelle foto sul balcone, non Eva Braun, la Unity Mitford. Felicissima. Diciamo che fin da allora cominciò ad avere alcuni problemi cardiaci, polmonari, probabilmente legati allo stress. E il peggio venne nel 39. 2 giorni dopo aver avuto la conferma che la Germania sarebbe scesa in guerra contro l'Inghilterra, Unity andò in un parco di Monaco. Prese la sua pistola di madreperla, regalo di Hitler, e si sparò in testa. Per non so quale miracolo, davvero che fu un miracolo, il proiettile, il parte uscì, il parte rimase dentro. Il vero miracolo fu che Unity sopravvisse. Fu portata velocemente in ospedale, Hitler pagò tutte le spese, sua madre andò dall'Inghilterra per riprendersela assieme alla sorella Deborah, ma Unity non fu più quella di una volta. A parte il fatto che dovette inizialmente imparare tutto da capo, anche parlare, saper masticare, saper camminare, saper andare al bagno da sola, aveva avuto una personalità di una bambina di 8 anni particolarmente intelligente, l'avrebbero definita, non sarebbe più tornata la stessa.
Sua madre sarebbe occupata di lei a tempo pieno, 24 ore su 24, perché non sfidava a lasciarla da sola. Negli ultimi anni, sì, Unity aveva imparato a fare alcuni giri, poteva andare da soli, diciamo in paese dalla tenuta dei Mitford, tornare a piedi, senza macchina perché non sfidavano. Ma di fatto era diventata incontinente, mangiava con le mani, a volte da rozza, e secondo le sue sorelle era tremendo vederla così. Secondo una fonte di pensiero, Unity sarebbe stata riportata velocemente in Inghilterra perché doveva abortire un figlio avuto da Hitler. Secondo altri, il bambino lo avrebbe comunque avuto, lo avrebbe lasciato in orfanotrofio. Premettendo che non so quale bambino possa sopravvivere se sua madre si spara un colpo in testa quando è incinta. Premettendo questo, è probabile che fosse una voce, perché non si sa esattamente la natura dei rapporti tra Adolf Hitler e Unity Mitford. Unity comunque rimase sempre, diciamo, molto ricettiva e adorava ascoltare al grammofono le marcette tedesche e i discorsi di Hitler, tanto che non si rassegnò a saperlo morto e molti temettero che potesse replicare il gesto. Morì nel 1948 a causa di un'infezione che non fu possibile curare perché nessuno aveva mai provato, diciamo, a togliere il pezzo di proiettile che le era rimasto in testa. Secondo i medici c'era il rischio che davvero se avessero provato a toglierlo sarebbero stati gravissimi danni, ancora più gravi di quelli già riportati e probabilmente Unity sarebbe morta. Passiamo ora alla quinta. Jessica. Jessica, nata nel 1917, sarebbe stata la più ribelle, nota infatti come la Mitford ribelle. E ne avendonde. Se sua sorella Unity, a cui fu legatissima per tutta la vita, era una fervente nazista, Jessica divenne comunista. Fin da bambina, diciamo, ebbe un carattere che non la portava ad accettare le condizioni in cui versava, sia modo in cui venivano cresciute, sia il fatto che suo fratello potesse fare quello che voleva e lei no. Soprattutto non accettò mai la risposta, perché Tom è un maschio, quella non la sopportava. Scoprì così il comunismo, cominciò a riempire la sua stanza di falce e martello e ritratti di Stalin, e vi ricordo che la divideva con gli Uniti, quindi la stanza era un po' fascista, un po' nazista, un po' comunista. E soprattutto, quando aveva 10 anni, si recò in banca e decise di aprire un conto corrente, il conto fuga da casa, il che aveva già programmato che appena avesse avuto l'opportunità, lei sarebbe scappata di casa. Quando aveva 17 anni, conobbe, o meglio, riconobbe, un suo cugino, Esmond Romilly, nipote di Churchill, secondo alcuni suo figlio. I due si innamorarono e decisero di scappare insieme. Dove andarono? In Francia, in Italia, negli Stati Uniti, in Oriente? No! I Romilly andarono in Spagna ad unirsi alle brigate internazionali perché anche Esmond era un convinto comunista. Fu un disastro, uno scandalo. A Bayonne, dopo che si erano appena sposati, ricevette un telegramma in cui il padre la diseredava e il cognato, il marito di Nancy, Peter Rodd, aveva suggerito di metterla sotto tutela per farla dichiarare incapace. I due se ne fregarono, essendo legalmente sposati, entrarono in Spagna e mentre lui combatteva e faceva il giornalista, lei faceva anche lei la giornalista e si occupava di curare i feriti. Questa parte infatti ricorda molto quello che accade in The Pursuit of Love quando Linda, per amore, si reca in Spagna e per diventare una carrozzerossina quasi in maniera inconsapevole. Jessica no, Jessica era consapevole di quello che facevano. Riacciuffati, i due rimasero in Spagna fino al 37, per il quale furono, diciamo, rinviati dal console inglese a Fuenterrabía in Inghilterra. Sistemarono nel West End, diciamo in quelle zone pittoresche, ma in cui di solito un nobile non andrebbe mai se non per bere un bicchiere e divertirsi con una prostituta. E Jessica rimase incinta. Sua figlia, che
Morì quando aveva appena 2 anni per morbillo. Quando Jessica si rese conto che la bambina stava male, la portò da una dottoressa che le disse: "Guardi, le basterà tutto con l'allattamento", perché era convinta che Jessica, come tutte le donne del suo ceto sociale, lo avesse già avuto il morbillo. Difatti, all'epoca il morbillo nelle classi basse faceva stragi, ma le donne che sopravvivevano ne portano gli anticorpi che trasmettevano ai figli con l'allattamento. Quindi si pensava: se stia tranquilla, lei allatti, così dopo il problema non sussiste. Jessica non l'aveva avuto il morbillo, perché comunque non era una ragazza del West End, ma era una lady, una honorable, come scriveva suo padre, e la bambina morì. Jessica non ne avrebbe quasi mai parlato, nemmeno nella sua biografia compare questo fatto. Compare a malapena, non c'è mai il nome. Comunque, lei ed Edmond andarono nel 39 in America. Dimenticava una cosa importante: all'epoca ha già rotto i rapporti con tutta la famiglia, tranne sua madre, specialmente con Unity e Diana, che non avrebbe più voluto vedere. Cosa interessante: fino al 1936 lei e Unity avevano avuto un linguaggio particolare, il Bondelege. O Pundelish. Il Pundelish era una lingua che si erano inventate e che padroneggiavano praticamente alla perfezione. Praticamente era una lingua completa, che le due parlavano e che le sorelle, diciamo in maniera un po' distratta, capivano. Specialmente Deborah, la più piccola, capiva perfettamente il Pundelish. Diciamo Nancy e Pamela facevano qualche difficoltà, ma Diana lo parlava molto bene. Insomma, si erano inventate questa lingua, che era più che altro una lingua per loro. Tanto che Jessica, nonostante fosse appunto comunista, si fosse trasferita in America, continuò sempre a pensare a Unity e a volerle bene, anche se era nazista. I Romilly si arrabattarono a New York e anche in giro per l'America, facendo mille lavori, addirittura a Miami. Lavorarono in un bar. Non dovevano andare a Miami, andare a New Orleans, sbagliarono la strada, finirono a Miami, ma andarono anche a New Orleans e trovarono da vivere in un albergo adore. Poi andarono a San Francisco, a Washington, e Desmond si arruolò nelle forze canadesi dell'aviazione e la lasciò incinta. Poco prima di partire venne a sapere che avevano avuto una bambina, Constantia Romilly, detta Dinky. Esmond sarebbe scomparso in azione nel 1941. Non hanno mai trovato il corpo e si presume si era qualche parte nel mare del nord. E Jessica, fino all'ultimo, sperò che fosse vivo da qualche parte. Vedova si trasferì inizialmente a New York, dove aveva comunque degli amici, e conobbe l'avvocato per i diritti civili Bob Trowaft. Bob Trowaft era ebreo. Innamoratisi, decise di sposarlo. Tra l'altro, Dinky aveva appena 6 mesi e considera Bob il suo vero padre. Del padre biologico ha solamente un ricordo, qualche foto, non ha mai, diciamo, avuto tempo di imbastire una relazione con lui. La coppia andò a San Francisco e Jessica, che ha sempre questa vocazione un po' comunista, cominciò ad aiutare il marito, cominciò a rendersi utile per lo sforzo bellico e anche per i diritti civili. La coppia sarebbe stata molto unita, molto affiatata, e avrebbero avuto altri 2 figli. Uno, purtroppo, sarebbe morto quando aveva 10 anni. La sua morte sarebbe stata tremenda per Dinky, che lo stava sorvegliando e che scrisse di aver udito a un certo punto lo schianto di una macchina e di non aver potuto fare niente. Jessica passò quella parte, diciamo, molto in catalessi, terrorizzando sue sorelle, e tanto che Nancy venne addirittura da Parigi per controllarla. Finita la guerra, Jessica e Bob rimasero negli Stati Uniti con qualche viaggio in Inghilterra, soprattutto per vedere la madre, Sydney. E in quei viaggi Jessica non volle mai, mai incontrare Diana. Erano ormai su 2 strade differenti e non le interessava. Fu processata negli anni 50 durante il maccarthismo e lei e il marito dissero per almeno 50 volte, non so, non ricordo, appellandosi al Quinto Emendamento. Tra l'altro, Jessica, che poi è diventata anche professoressa associata, mi sembra a Berkeley,
non vorrei dire le scemenze, ha avuto come genero niente meno che James Foreman de delle Pantere che sposò Dinky e che le diede anche 2 figli. Ebbene sì, i figli di Costanza Romini e James Foreman sono i figli di una lady inglese imparentata con Churchill. E sono neri. Jessica è morta nel 96. È morta rispettata, amata in Inghilterra e ha lasciato un tremendo vuoto nel marito che la adorava. I due sono amati fino all'ultimo giorno, sempre insieme, mai un cedimento. E lui l'aiutò anche ad uscire dal tunnel dell'alcol in cui Jessica era finita dopo la morte delle sorelle, specialmente Nancy. Passiamo all'ultima, Deborah, detta la duchessa Coccodè. Deborah, nata quando Nancy aveva 16 anni, fin da bambina, secondo le sue sorelle, ebbe un comportamento un po' strano. All'epoca si pregava perché arrivasse Mr. Wright da sposare. Lei no. Lei fin da bambina si era convinta che avrebbe sposato un duca, quindi pregava a Duke of Wright. Sarebbe accaduto. Da bambina fondò con la sorella Jessica la Hon Society, cioè la società degli onorabili, in cui bisognava, diciamo, per entrarci fare alcune prove un po' strane, parlare in bonde righe, divertirsi. Diciamo che più che altro non deriva da un certo snobismo, ma dal luogo dove si trovavano, praticamente un immenso armadio pieno di coperti. Lunga storia. Comunque, Deborah fu quella che negli anni avrebbe più di tutti tenuto al buon nome della famiglia, perché qua, fin da ragazzina aveva visto i danni fatti dalle sorelle che avevano impattato su di lei. Nel 30 il divorzio di Diana, la condotta di Nancy con i suoi amici, con i suoi libri, Jessica che era fuggita di casa per sposarsi, gli Uniti e il colpo di pistola. Aveva fatto di tutto per preservare il nome della sua famiglia, in maniera secondo le sorelle anche piuttosto intransigente. Nel 1942 sposò Andrew Devonshire, figlio cadetto del duca di Devonshire, e divenne la cognata di Patricia Kennedy, che era sposata il primo figlio del duca. Quando il primogenito del duca morì in azione, divenne Andrew suo marito è Duca, cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. E Deborah divenne ufficialmente duchessa alla morte del suocero. Sarebbe stata una donna molto intelligente, molto amata anche, diciamo, dai fittavoli. E lei e il marito avrebbero fatto di tutto per salvare la meravigliosa dimora che avevano, impedendo le tasse di successione di rovinarla. Venduto quanto più terreni potevano, avrebbero venduto altre dimore, ma la dimora abita andava salvata. Ci riuscirono solamente nel 60, dopo diversi anni, con quasi un miracolo, secondo alcuni, che diede anche idea al National Trust, che oggi si occupa anche delle maggiori magioni inglesi per evitare che vengano demolite. Deborah amava molto la vita campagnola, amava molto essere, diciamo, la lady di Devonshire House, e infatti fu nota come duchessa Coccodè sia per la sua passione perché si occupava personalmente di controllare gli animali, i campi, i fittavoli, insomma era una donna molto attenta. C'è una bellissima foto di lei, anziana, dove la si vede dare il mangime alle galline con abito da sera, e anche per questo fu detta la duchessa Coccodè. Avrebbe avuto buoni rapporti con le sorelle finché Jessica e Nancy avrebbero scritto le loro opere. Avrebbe litigato furiosamente con Jessica per aver scritto con lei delle bugie, aver cercato di nobilitarsi, aver cercato di infamare tutto il resto della famiglia, insomma, rapporti molto tesi. Poi diciamo che si sono in qualche modo riappacificati. Jessica è stata l'ultima a morire, essendo la più giovane, morta 7 anni fa nel 2014, rimpianta da tutto il circondario e da tutta l'Inghilterra. Ne ha lasciato 2 figli, mi sembra, e diversi nipoti e pronipoti. Comunque,
direi che tutto, insomma, come avete potuto vedere, vite eccezionali per quello che è probabilmente il mio video più lungo. Vite che meritano assolutamente di essere raccontate, che devono essere raccontate. Possono apparire un po' banali e superficiali oggi, cosa ne ripoi, ma all'epoca, le Mitford furono celebrate, amate, odiate, ma mai passarono sotto silenzio, forse un po' panno. Questo è tutto. Se avete domande, se volete che ne approfondisca una, se volete che vi parli di un'altra, o anche del rapporto tra Jessica e Unity con il resto del parentado, scrivetemelo qui sotto nei commenti. No, io il ponte lighe non lo so, mi piacerebbe impararlo, ma non lo conosco anche perché, diciamo, una lingua morta. È morta quando è morta Jessica, che ancora lo parlava con sua figlia, ma no. Mi dispiace, non conosco il ponte lighe. Direi che è tutto. Arrivederci.